Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro 2, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con una missione DLC che non mi aspettavo effettivamente due cose. Uno, che iniziasse praticamente fin da subito nel gioco e che due pagasse. Che sta facendo? Non è mai successa questa cosa. Io non l'ho mai visto fermarsi a fumare. È tipo una rivelazione grandissima questa cosa. Cosa non... Non lo so perché adesso e non lo so come. Va bene così. Se pagano così tanto, ben venga. Ben venga. E soprattutto so che una missione DLC, so che uno dei due DLC soprattutto, ha un pezzo importante per un personaggio importante. Voglio scoprirlo. Anche perché in teoria questo personaggio importante è Dex. E per attivare la sua missione dovremmo chiamarlo. Quindi tutte le altre missioni che sono disponibili per ora della Ultor, questa e questa qui, sono probabilmente missioni di quello che stiamo facendo adesso, di questa cosa qui dei cadaveri. Vediamo subito. I told you. This doesn't make any sense. You handed them a huge story. Altor handed them money. Couldn't you force Valderrama to do something? Duh. I'll see what I can do, but we're gonna need some proof beyond a couple of bodies. You came to me with this whole thing. You got any other ideas? If they want proof, our best bet is to get our hands on the chemicals while Altor is moving them. All right, let's go. Lei è molto poligonale, però, in queste cutscene. Per quello dico che sembra un contenuto aggiunto da una mod più che un contenuto effettivo. E ho deciso che di storia mi giustifico così. Dove? Ma dai, ma mi dici di andare qua sotto e poi era là sopra, ma ti pare? Ma porca troia. Vabbè, ascolta, devo risalire e poi lo inseguiamo. Tutta colpa tua, mi hai fatto scendere qua sotto, testa di cazzo. Ho deciso che mi giustifico a livello di storia in questo modo. Shondi, Pierce e Carlos ancora stanno cercando prove. La polizia, calmi tutti. Stanno cercando prove delle altre gang per fare in modo che poi possiamo effettivamente fare qualcosa nella missione. Mi va bene così. Ah, eccola qui, infatti. I pulotti erano con il furgone. Ecco fatto. Il furgone ce lo siamo levati dalle palle. E dai, mi ha fatto la manovra. Oh merda. Ma levati, stupida polizia. Insegui quel camion. Bravissima. Porca troia, è riuscita a farli esplodere. Vabbè che la maggior parte del lavoro l'ho fatto io, quindi non che mi sorprenda più di tanto. Ecco fatto. Altor isn't gonna like losing a shipment. Ovviamente, chissà come mai. Però gli ho fatto saltare le ruote, aspetta. AR con il lanciagranate, specifico spara le granate con L2. Ok, con qualsiasi granata tu ti stia trasportando, nessuna. Però ora sono infinite, giustamente. Dov'è il Ah, eccolo là. Porca troia. Aspetta. Io però non riesco a mirare così. La sensibilità è vero che è astronomica in questo gioco, però, santo cielo. Guarda, col 60... col 10% in più, Non è che ho messo una percentuale astrusa, Ho messo il 10% in più di velocità, Guarda. Che miseria. C'è esploso in faccia. Cioè ho messo il 10% in più di velocità. Guarda. Ma ce n'è un altro?
No, no, aspetta. Rimettiamo. Mettiamo 55, non lo so. Proviamo così. Perché col 60 è ingiocabile. È già un po' meglio, dai. Sempre. Sempre troppo, però. Meglio del 50. Dai! Ecco fatto. Ma io non posso cambiare arma. Devo per forza usare questa. Ecco fatto. La miseria. Spero che mi paghi altri 50.000 dollari. Attenzione, altro elicottero che per qualche motivo è esploso. In realtà no, mi sa che... Ah, ecco appunto. Non era esploso, no. Da dove arrivano sti lanciarazzi? Spara! Ma porca... They sent the scout prototype? Minchia! Wow. Scout prototype? What the hell are you talking about? It's Eric Griffin's pet project. He wanted an ATV to scout for prime mining locations. What does a mining vehicle need a goddamn turret? Hey, you gotta blast through rock. Makes sense to me. Where the hell are you people planning on mining? Trust porca me, puttana. You wouldn't believe me if I told you. These outdoor bitches ever give up? We're almost there. Just buy us a little more time. Vai altro tempo. Se questo coso esplodesse, sarebbe più comodo. Ma ce ne sono altri. Ho appena fatto fatica a tirarne giù uno. Ma siamo impazziti. I don't know how long I can hold these guys up. Non so se riusciamo, eh. Ok. Ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Non so come abbiamo fatto a sopravvivere, perché continuava a spammare spammare missili quello, eh. Jane, come on, it's a great story. I want an interview. What? Corporate greed stories are a dime a dozen. I want something more. A whistleblower endangering their lives for justice. That's how you get ratings. Questo è vero. I don't know if you'll go for it. Then I'm not running your story. Fine, I'll go talk to her. Giustamente. Ricatti morali, ci sia mai. Altri 50.000 dollari. Altra casa da comprare. Oggi con questi soldini quale casa compriamo? Non lo so, mia, eh. Scusami, ma se questa missione è qua e questa missione continua a spostarsi... Questa missione per cos'è? Forse è veramente quella di Dex questa. Io vorrei andarmi a comprare questa di casa. Questa casa qui è bellissima. Ed eccoci finalmente arrivati. Ci è voluta un'eternità a nuoto, ma ce l'abbiamo fatta. Ehi, ma quello non è il tipo che è scappato di prigione qualche tempo fa? No, gli assomiglia solamente. Eccola qui, questa. Questa casa è proprio bella. Questa casa era proprio bella. Me la ricordo che era fighissima. Quanto viene? 25.000. Tutta mia. Acquisto effettuato. Alloggio è tuo. Puoi accedere al denaro accumulato ad armi, abiti e veicoli. Perfetto. vediamola subito. Oh, wow, che bel porcile. Questo posto fa proprio schifo. Cioè, guarda, questo sarebbe il mio spogliatoio. Che bello, però abbiamo un sacco di balconi. Qua probabilmente ci metteremo dei pali da lap dance, molto sicuramente. So che è impossibile, però sarebbe figo. Ah, beh, grazie. Se qua sopra potevamo metterci tipo l'eliporto, ma la vedo dura. La vedo abbastanza dura. Va bene, personalizziamolo. Allora, abbiamo lo stile globale, economico, di classe. Bello, bello, mi piace. Molto moderno e ultramoderno. Ultramoderno in realtà è sempre da pappone, però devo dire che ha il suo stile. Va bene, questo qui mi va bene. 5 di livello di stile. Poi, il letto. Beh... Effettivamente forse un letto migliore ci starebbe, eh? King size oppure queen size. Il king è carino, ma va bene il king, dai. Home theater, ovviamente.
sparami un 120. Quanto? 100 pollici. Il palo da lap dance. Un palo grezzo, un palo da pappa. Ma sì, va bene questo. E il tavolo. Tavolo da cucina e pianoforte. E perché vicino al pianoforte c'è. C'è anche un telescopio? Abbiamo altri $50,000. Volendo un'altra casa ce la possiamo permettere. Non capisco perché al pianoforte c'è anche il telescopio. Vabbè. Oh, guarda che figo adesso che è questa casa però. Ora sì che questo è uno spogliatoio, santo cielo. Guarda qua, con un cazzo di televisore a 100 pollici. Quindi signori, vi ringrazio tutti. E sempre là sotto il Nintendo 64. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.